Bella ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video sul mio canale, perché oggi andiamo su Pets Hotel. Sì, raga, sembra stranissimo ma è così. Andiamolo a provare subito. Pets Hotel, ragazzi, è un gioco fighissimo, davvero, l'ho già provato. Voglio farvi vedere, per esempio, che ne so, una modalità sfida. Partiamo, 1, 2, 3, questa qua sembra carina. Ok, e è assurdo, ragazzi, il funzionamento del tutto. Ovvio che dovranno fare un casino di aggiornamenti, perché comunque qualche piccola pecca ci può ancora essere. Però appunto lo trovate su Steam il gioco. Vediamo un po', come potremmo chiamare il nome? Volevo chiamarlo un po' cagatoio, perché alla fine, cioè, gli animali ci cagheranno parecchio all'interno dell'hotel. Quindi, cagatoio, eh? E se però, in francese, dai. Cacatois. Che non vuol dire nulla, però va bene. Credono, è marrone, giustamente, il simbolo. Andiamo. Cacatois, ragazzi. Ed eccoci qua, nel primo giorno, al nostro Pets Hotel. Già sta suonando il telefono, cioè neanche... Fammi entrare, no? Allora, vediamo un pochino chi è. Mamma mia, ma come sono le movenze qua? Vediamo un pochino chi c'è al telefono. Rispondiamo. Vediamo un po'. Vi faccio vedere proprio come si prende l'animale, come si porta nelle stanze, come si cura. E avrete un'idea del gioco. Allora, rimanete qui. Allora, ciao, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Il nostro hotel ben presto verrà chiuso. Soddisfa tutti i requisiti entro 30 giorni per salvarlo dal fallimento. Ovviamente ci sono le modalità sfida, no? Ma figa, l'ho appena messo giù. Allora, rispondi. Sì? Salve, siamo una società di marketing che opera nella tua zona. Per l'apertura del tuo meraviglioso hotel abbiamo in regalo per te un coupon unico per uno spot televisivo di 2 giorni, fruibile in qualsiasi momento. Bene. Buono. Non appena il tuo hotel sarà pronto a ricevere i primi ospiti, inserisci l'applicazione dell'annuncio nel computer amministrativo per utilizzare il coupon. I clienti chiameranno molto più spesso. Più spesso. Più spesso. Grazie all'annuncio. Ma questa è una cosa. Ti auguriamo un grande successo e ti invitiamo a continuare a lavorare con noi. Bene. Buona? Non suona più? Allora, la figata qua sta nel fatto che... Ok, ufficio amministrativo. Dopo vi faccio vedere le stanze, gli animali che arriveranno. È un casino, ragazzi. State lì perché è una figata assurda. Allora, vediamo un po'. In questo momento dobbiamo andare negli annunci. Parere mio. Annunci pubblicitari. Mettere quindi un coupon per 2 giorni di annuncio pubblicitario gratuito. Quindi praticamente andrà nei vari siti, nelle varie trasmissioni, la pubblicità dell'hotel. E quindi magari più gente lo vedrà e più gente verrà da noi a dare l'animaletto. Magari devono andare in ferie. Ok? Sta già suonando di là. Oh! In più mettiamo un annuncio per la reception. No. Inizialmente no. Magari potremmo chiedere un custode degli animali, magari, che ci dà una mano a pulire. Per la receptions ci posso pensare anche, per la receptions ci posso pensare anche io, ok? Quindi abbiamo messo anche un annuncio su internet per un custode degli animali che ci aiuta a rabboccare l'acqua, ci aiuta a mettere del cibo. Ve lo consiglio perché quando diventano tanti gli animali è una rottura di balle. Posso, a parte che devo comprare tutta sta roba, raga. No, no, no. Allora, prendiamo tutto perché, ragazzi, può esserci qualsiasi cosa. Anzi, mi devo mettere qua da parte forse un taccuino. Anche se non lo so, ragazzi, perché ci sono anche le allergie. Io sto comprando tutto, ragazzi, per avere. Vedete, gli auricolari. Quindi, una volta che faccio così, li acquisto. Esco. Visto? Rispondiamo così. Salve, volevo chiedere se è possibile prenotare un posto per il mio animale da domani. Che animale è? È un cagnolino, Georgia. Vogliono soltanto 3 giorni ed è un cane di piccola taglia. Allora, mangia molto, è un birbantello e ama le interazioni frequenti con gli esseri umani. Quindi dovremo coccolarlo a nastro. Andiamo, guardate che figata. Cioè, non solo noi prendiamo la prenotazione, quindi il cane arriverà domani, abbiamo accettato il suo arrivo, ma lo andiamo anche a registrare. Come? Ok? Registra. Apriamo il nostro di appunti. Georgia, quindi scrivete, guardate che la figata, io sono al PC che sto registrando il cane di domani. Quindi Georgia, il cane per 3 giorni in una stanza piccola e non ha esigenze particolari da parte del padrone, quindi crea e lo mettiamo nella 001. La 001 per domani è occupata.
Cioè, capite? Giocare sempre ai triplale. Questo è divertente, passatempo incredibile, ragazzi. No, 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 non rispondo. Concludi la giornata. Perché? Perché così abbiamo un solo animale e ce lo gestiamo bene, iniziamo a capire come funziona. E seconda cosa, arriveranno... Che tempo di merda, però. Arriveranno quelli che vogliono essere assunti, capite? Quindi ci saranno i primi colloqui. Oh, ma che è? Ma manca il tempo d'arrivare, oh. Mi dica. Salve, volevo chiedere se è possibile prenotare un posto per il mio animale da domani. Ok. Questo è un gatto che è, per esempio, allergico al cibo al gusto di pollo, beve molto, ha paura dei tuoni e quindi il temporale non gli farà assolutamente bene. Speriamo che domani ci sia bel tempo. Comunque lo accettiamo. Dopo lo registro. Intanto è arrivata Giorgia. Ciao, bella. Allora, vediamo un po', signora. Signora? Ma piove? Come? Signora? Vabbè, comunque, Giorgia... Giorgia, ok, accettiamo l'animale perché quindi praticamente lo abbiamo preso. Qua ci dice tutte le caratteristiche, ma sono abbastanza evidenti. Qui c'è da chiamare il veterinario. Questo vuol dire che le unghie si sono devastate, ma per il resto è tutto abbastanza semplice da capire. Vi farò vedere. Allora, Giorgia, quindi l'abbiamo accettato. Torno fuori, signora Giorgia. Sì, aveva la prenotazione, corretto. Prendo, eh. Salve, signora, la prossima. Giorgia era nella 001, se non sbaglio, raga. 001. Vieni, amore. Vieni, pastorotti. Allora, eccolo qua. Gli mettiamo ovviamente il cibo. Non so se Giorgia era allergica a qualcosa. Allora, per il cibo aspettiamo, Giorgia. Tanto ti vedo abbastanza predisposta qua a star bene. C'è un'altra chiamata. Salve, voglio chiedere se c'è posto per il mio animale. Un pesciolino, va benissimo. 8 giorni, Casper, ama le interazioni frequenti e ha paura dei tuoni. Beh, ha paura dei tuoni, grazie mille, verrò domani. Non vi preoccupate perché viene segnato tutto all'interno del taccuino e li possiamo registrare dopo. Adesso Giorgia si riposa un po', come potete vedere ha bisogno di qualche coccola, ok? Però per il resto sta bene. Ma c'era qualcuno che è venuto a fare i colloqui? Potete anche decidere di non rispondere a volte, ma come stai messo? Ma tu vieni a pulire gli animali così, eh? Fischia 300 al giorno? Ma manco la signora mi paga 300... Elijah, ma che cazzo... No, scusami. Scusami, fra. Ma no. Cioè, 300 al giorno? No, ragazzi. Preferisco uno scarsettone. Allora, facciamo il nostro lavoro. Non vi preoccupate se non prendete le chiamate nei primi giorni. Perché può essere normalissimo. Non dovete rispondere per forza a tutti. Anzi, se riuscite a gestire meglio i vostri animali, è... la cosa migliore in assoluto. Allora, questo gatto si chiama Minnie. Ok. Allora, quindi gatto di nome Minnie vuole rimanere per ben 4 giorni e ha bisogno del taglio delle unghie. Quindi clicchiamo, come potete vedere ho fatto qua il taglio delle unghie. Vedete? Non vedete però la freccetta del mouse? Ma chi se ne frega? Ok, quindi fatto tutto, stanza piccola perché Minnie è un gatto e quindi a posto. Crea stanza 03 e Minnie è a posto. Non rispondo apposta, ragazzi, perché non voglio incasinarmi di animali subito. Dobbiamo segnare anche Casper, quindi ve la potete anche gestire, capite? Non è che per forza dovete accogliere tutti. Grattiamo la pancia, dai. Vediamo un pochino come funziona l'interazione, perché effettivamente, ragazzi, come avrete notato, c'ha il simbolino, vedete? Pododone. Vedete che cambia? Sta diventando tutto verde. Giorgia, sei una patatona. Ok, detto questo, dobbiamo andare a vedere il suo cibo. Io voglio andare a vedere sul computer se ha qualche allergia. Ah, sapete dove? Magari nel tablet. Animali nell'hotel. Oh, Giorgia. Giorgina, mangia molto. Ok, non ha allergie. Ok, il tablet, ragazzi, il tablet. Non ha allergie, quindi gli mettiamo il primo cibo che ci capita. Ok, possiamo mettergli il pollo. Il pollo di solito, ragazzi, è quello che dà più allergie. Pensateci bene. Ok, pollo e via. Brava, amore, mangia, eh. Allora, vediamo un pochino chi è. Un'altra tartarughina. Sam, no. Vogliamo un coniglietto, giusto per far vedere un attimino come gestire le cose. Questa è la stanza dell'altro gatto. Queste sono già tutte prenotate. Qua abbiamo l'altro cane, perfetto. E quindi praticamente una volta che noi abbiamo capito un pochino com'è l'andazzo e il cane effettivamente sta bene,
possiamo passare, secondo me, all'altro giorno. Quindi, tranquilli, domani arriveranno altri animali. Siamo al giorno 3 ed effettivamente mi aspetto qualcun altro a fare il colloquio, perlomeno. Fischia, che tempo di merda, gli animali si spaventano. Ok. Allora, uno. E due vanno a fare i colloqui. Ok. Questo ha portato Minnie. Ok, ci sono già tutti e due gli animali, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Minnie aveva prenotato, sì. Oh. Ho capito che stanno aspettando. Accettiamo Minnie, quindi, e la dobbiamo portare alla 003. Poi è arrivato anche Gasper e la dobbiamo portare alla 008. Partiamo da Minnie. Salve signora, non si preoccupi. Farò il possibile. Minnie, la 003 è di qua. Ok, Minnie. Esci, amore. Dopo tagliamo le unghiette, eh. E poi abbiamo... No! Ma l'avevo accettato al computer, non dovevo rifiutarlo. Perché? Io convinto sono andato. Ma mi scusi. Figura di merda industriale per l'hotel. Ho detto questo, abbiamo i tizi che stanno aspettando per il curriculum, ragazzi, eh. Vediamo un po'. Allora, abbiamo questo qua. Allora, ancora 300. Ma basta. Baffo. Allora? Warren, ma questi 300 per che cosa? Io voglio saperlo. Cioè, che cosa pensi di poter fare in un giorno con 300 al giorno? Adesso perché vi sto arrabbiando? Perché una stanza, ragazzi, viene pagata 200, vi faccio vedere. Sì, posso decidere io, ovviamente, il prezzo, il costo. Però, porca miseria, raga. Cioè, non posso pagare 300 al giorno quando in 8 giorni questi mi pagano 200. Ah no, però giornaliero. Cioè, capite che comunque c'è una bella interazione, secondo me. A vederla così. Per me c'è una bella interazione. Non è sicuramente il gioco mondiale che tutti stavamo aspettando. Però tanta roba. È qua? No. Ma mi sa che era di là, raga. Ho sbagliato. Sto correndo veloce perché... È qua, ok. Ok. Attenzione a non tagliare le unghie dove c'è la carne, quindi dove c'è la parte rosa, perché sennò siamo nella merda. Allora, vediamo un po'. Ewanna. Dai che andiamo. Ovviamente aumenterà sempre di più la velocità, eh. Però non è un problema. Questa era precisissima. Sto tagliando le unghie, telefono di merda. Ok. Dai, vieni, Minnie. Allora, Minnie 003. Ok. Vedete che comunque è abbastanza difficile gestire. Per quello ci servono gli addetti, eh. Ok, perfetto. Palla di pelo? Fatto. Capite? Tanta roba, eh? Tranquilla. Ok. Tu avevi allergie, tesoro? Raga, vado a vedere un attimo se Minnie c'ha qualche allergia. Ah no, lo posso vedere nel tablet, scusate. Tablet, allora, Minnie, tu hai qualche allergia, mi sa. Eh sì, al pollo. Niente cibo al pollo, ragazzi. Lei ha anche paura dei tuoni e questo sta provocando sicuramente un malessere. Niente cibo al pollo, quindi gli do un bel salmone. Eh? Alla grandissima. Giorno 4, iniziano ad esserci alcuni problemi. Ok, tanto ha smesso di piovere, che è una cosa abbastanza positiva un po' per tutti noi, no? Andiamo qua, vediamo un pochino come siamo messi al computer. Domani vengono a ritirare Georgia. Ragazzi, attenzione, perché Georgia deve essere al massimo. Deve essere al massimo della condizione se la vengono a ritirare. Vediamo un po' chi è. Un altro gattino, Princess, 8 giorni. È allergica all'anatra, ha paura dei tuoni. Ama interazioni frequenti, mi piace... Porca miseria. Dai, prendiamola. Abbiamo pochi animali, è giusto, dai. Arriverà domani, tanto. Eccola qua, Georgia, ragazzi. La prendo e la porto fuori a cagare. Oh, dove mi sono incastrato? Ah, ok. La prendo e la porto... Perché? Non so. Porto fuori a cagare. Vieni. Dai, fai cacca, su. Allora, vediamo un po'. Non è felicissima, quindi ci vorrà una grattatina... E poi magari giocare un po' a palla. Tanto tu stai qua fuori, tesorino, che...
Fai cacchina che io vado a vedere un attimo una cosa. Allora, non c'è nessuno, direi. Ok, Mizze, oh, ma nessuno vuole venire a lavorare qua. Hai cagato? Non ti mettere lì sulla cacca. E dai. Facciamo così. Dammi un bocconcino, così almeno... Capite, la felicità aumenta. Dai, dai, dai. Bravo. Bravissima. Ok, vediamo un pochino quanto è aumentata. Ma non tantissimo. Preferisce probabilmente le grattatine. Allora, vediamo un po'. Devo raccogliere quella cacca, farla giocare 2 secondi e poi andare dal gattino a vedere come sta. Però Georgia va consegnata domani e quindi, ragazzi, deve essere al massimo. È il gatto che ha l'allergia, quindi non dovrebbero esserci problemi, dai. Oh, sì, 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 sì. Sì, sì. Andiamo a giocare con la palla, interazione con la palla e via. La vedi la pallina? Eh? Te la lancio lontano dalla merda, probabilmente. Eccola lì. Ha rischiato di andare fuori. Pensate se scavalcava il cespuglio, eravamo nella merda in mezzo alla strada. Ok, patatona. Allora, ti rimetto il cibo che tanto tu non hai problemi e ti metto al manzo, dai. Così ogni tanto mangi un po' diverso. Ok, piccolina, mi raccomando. Allora, il gatto era qua? No, di là. Ancora tutto? Però ha veramente bisogno di tanta roba. Allora, proviamo a... Gioca usando il bastoncino con le piume? Opla, t'ho fregato! Dai, vai, vai, vai. Opla, fregato! 2-0! Ma che ci sono i punti? Che è il torneo? Wow! Ma se io lo faccio prendere invece, vediamo un po', raga, proviamo a fargliela acchiappare. L'ha preso. Ma lei ci rimane male da questa cosa? Non aumenta! Non aumenta perché lei non si diverte. Se vince lei non si diverte, incredibile. Ok, dai, via. Ma che bella. Tutto a posto, Giorgia? Va, va, va. Ok, quasi fatto. Ok, ora è completamente bagnata. Dobbiamo metterci del sapone. Ovviamente il sapone, ragazzi, esageriamo, si va a nastro proprio, in testa proprio. No, beh, allora diciamo che la puzza non si deve sentire. Soprattutto perché lei poi si è sdraiata fuori nella merda. Quindi... Giorgia, voglio che domani sia davvero splendida. Il problema è che tante volte noi non si può, almeno non ho visto, non si può mandare avanti il tempo. E quindi spesso e volentieri siamo in difficoltà. E vi spiego il perché. Perché siamo in difficoltà, ragazzi? Perché c'è un po' la sensazione che il cane... Io adesso, magari per esempio, ho voglia di andare al giorno dopo... E l'indomani mattina il cane è pieno di problemi, ma loro lo vengono a ritirare la mattina. Quindi l'idea è, o adesso la porto al massimo, provo ad andare al giorno dopo, e quando il cliente viene a ritirarla, gli faccio fare le ultime cose, o se no inizia a diventare un po' tosta. Infatti adesso lo testiamo questo. Cioè andiamo al giorno dopo e vediamo un pochino come reagisce il cane, che in questo momento a mezzogiorno è al massimo. Non posso rispondere perché tu mi vieni proprio a rompere le balle mentre fono tutto il giorno a non cagare le scatole per gli animali e poi mi metto col fono in mano e mi rompi le balle. Invece no, adesso aspetti e non ti prendo neanche la chiamata, guarda. Voilà! Oh, è perfetta. È perfetta, ha bisogno di mangiare, ma ovviamente lo può fare tranquillamente nella sua stanzina. Beh, giorno... 5? Sicuramente stanno venendo a ritirare Georgia. Io devo andare a vedere come sta per dargli il massimo. Ok, deve fare cacca. Prendo. La porto un attimo fuori. Ok, fai cacchina. E poi la portiamo di nuovo dentro per... Guardate un po'. Io lo so che sono venuti a ritirarlo, ok? Il cliente è venuto a riprendere l'animale, ok? Ma voglio testare il fatto di non cagare nessuno e fargli fare 2 lanci e poi portarla persino dentro a bere. Fischia la perfezione.
Allora è arrivato il cliente. Ciao, sì, mi ricordo. Allora, sei venuto a ritirare Giorgia? Allora, Giorgia... Consegna. È stato ricevuto il pagamento di 600. Buonissimo. Allora, vado a prendere Giorgia, eh. Come va? È andata bene? Oh, ci sono altri animali che aspettano, giustamente. Allora, intanto che Giorgia sta... Io ne approfitto che lei recupera, ok? L'ho giocata benissimo, perché Giorgia... Allora, il pollice non capisco perché. Ma per il resto sta bene, cioè. Giorgi? Giorgina, sei sicura che non vuoi altra acqua? Dai, fai un tentativo. Non credo. No. Ok, dai, vieni. Non mi aspettavo quel pollice arancione. Però sta diventando... Sta migliorando, eh? Signora, le riconsegno Giorgia. Usa il computer usando la app che contrassegna la prenotazione corretta e accetta l'animale. Certo, allora Princess, usa. Princess, accetta. L'ho accettato, stavolta non schiacciamo rifiuta, per favore. Prendi. Perché prima me l'ha rifiutato? Vabbè, Princess è alla 004. Ok. Fischia, raga. Basta, eh. Devo assumere qualcuno qua. Preferirei qualcuno che mette il cibo. Ancora. Ti ho detto che voglio farlo io. Lei è un ragazzo elegante. Custode degli animali 300. Hai rotto le balle. Luciano Moore. Vediamo questo. Invece sembra venuto dagli anni 80. Senti, Nico Jones. Va bene, assunto. Oh cacchio, come la lavo? Scusate, versa, carezza, solleva, rabocca l'acqua, gioca con l'animale, migliora. Migliora? 2000? Pam. Guardate che bello il terrario migliorato. Non rispondo, non rompa le balle. C'ho già troppi animali qua. Oh, ma dai. Ma dai. Bravo. Senti, vedi di raccogliere anche le palle di pelo e tutto quanto, eh. Oh no, ragazzi, cos'ho trovato? Ma che tempo c'è fuori? Ma questo è fighissimo, lo prendiamo? Ma questo è clamoroso, scusatemi, eh. Ci posso mettere veramente? Mi apra! Ah no, vabbè, posso metterlo qua, dai. Mettiamolo tipo qua. Wow! Voilà! T'ho fregato, perché mi sei messo 8 ore. Dai che c'è il mamma che ti sta aspettando. Dai, papà, chi è? Fa la scemota, dai. L'ultimo, eh? Dai. Ultimo, ragazzi, 3-0, stravinta. Dispiace. Allora, vediamo se va bene. Se va bene siamo a posto. Io intanto vado a chiedere... Vado a dirgli che il gatto ce l'ho. Salve signora, lei è venuta a ritirare... Minnie. Facciamo finta di non sapere. Ah, salve, buongiorno. Lei è qui per... Minnie. Ok, consegniamo. È stato ricevuto il pagamento di 1100. Ma perfetto, signora. Grazie mille. Vado a prendere Minnie, eh. Dove vai, Tommaso? Sei lì, eh. Non mi disturbare la Minnie. Minnie, vai a bere, cazzarola. Vai a bere. Devo portargliela almeno con un pollice. Ecco, sta diventando quasi verde. Io, ragazzi, secondo me se beve è completamente a posto. Non puoi lasciare l'animale in una stanza di cui non sta... No, non dovevo prenderla! Però il pollice non era male, eh? Ecco, signora. Dai, non è male il pollice, quel verdino lì. Allora, andiamo a vedere se ci sono delle novità. Bah, dai, sta aumentando. Stiamo per andare verso le 2 stelle. È ok, ma niente di speciale. Ok, ma niente di speciale. Mi hanno fatto perdere tempo. Perché accettare la mia prenotazione se poi l'animale non viene accolto? Questo è quello che abbiamo rifiutato prima. Quindi, ragazzi, c'è tanto, tanto, tanto da fare. Destra, centro, sinistra. Destra, dai, su. Facile. Bella, zì. Ok, ovviamente più avanti andiamo e più aumenta la velocità, però comunque rimane veramente un problema. Destra, centro, sinistra, destra. Via. Buona! Andiamo! Che il coniglietto è felice. Questa la sbaglio. Sinistra, centro.
Credevate, eh? Ok, il gioco è stato fatto. Sono felicissimi loro due. Sono felicissimi. Perfetto. Raga, io vi ho fatto vedere gran parte del gioco. Abbiamo fatto due consegne. C'è sicuramente più sfida quando hai tanti animali. Però lì a quel punto assumi anche due o tre persone che ti aiutano. Vai in pausa, che veramente stai malissimo. Bene, raga, io direi che ci siamo. Vi ho fatto vedere un po' di tipologie di animali, vi ho fatto vedere un po' come funziona la situazione. È ovvio che assumendo la receptionist, appunto, ci sarà la possibilità di non rispondere più al telefono. Ci sarà la possibilità di gestire meglio le prenotazioni, perché proprio la ragazza andrà, o il ragazzo, dipende da chi assumete, andranno a compilare il computer, quindi compileranno loro nome, stanza e tutto, ok? Quindi abbastanza interessante anche poi far gestire tutto a loro e noi occuparci dei giochi, delle carezze, del lavaggio, del taglio unghie, del benessere, perché da quello che ho visto il custode si occupa soltanto della pulizia e del riempimento delle ciotole. Che ci può stare, perché sennò noi iniziamo a non fare più niente. Però da gestionale vorrei anche la possibilità di non fare più niente, cioè di assumere della gente e far andare da solo il posto. Sarebbe anche figo, no? Fatemi sapere cosa ne pensate di questa idea, di questo gioco. Io vi aspetto qui sotto nei commenti. Lasciate un bel like se vi è piaciuto, appunto. Pets Hotel, perché secondo me ha delle potenzialità. Sicuramente, secondo me, con delle patch o comunque con degli aggiornamenti verrà migliorato. Però, ragazzi, già come idea iniziale non è per niente male. Fatemi sapere cosa ne pensate. Un abbraccio, un bacione. E noi ci vediamo nei prossimi video sul mio canale YouTube. Iscrivetevi, oh, mi raccomando. Tantissime serie e video in arrivo. Alla prossima. A me non è dispiaciuto. Carino. Cacatua, eh?